Fatti storici che cambieranno la tua percezione del tempo. Van Gogh avrebbe potuto giocare con una Nintendo ed incontrare Jack lo Squartatore. Mentre dipingeva la notte stellata, nel 1889 Nintendo veniva fondata a Kyoto. Jack lo Squartatore era ancora in libertà. Gli italiani avrebbero potuto festeggiare i 25 anni dall'unificazione del nostro paese bevendo Coca-Cola. Cleopatra è più vicina all'invenzione dell'iPhone di quanto non lo sia all'invenzione delle piramidi. Marilyn Monroe e la regina Elisabetta sono nate nello stesso anno. Le due si sono anche incontrate a Londra, era il 29 ottobre 1956. William Shakespeare avrebbe potuto incontrare Pocahontas. I due infatti erano vivi nello stesso momento e sono morti a solo un anno di distanza l'uno dall'altro. Quando l'impero azteco venne fondato, l'università di Bologna esisteva da centinaia di anni. E tu? Te lo aspettavi? Scrivilo qui sotto.